un'adesione fortissima in tutto il mondo, 100.000 firme sono arrivate solo dal Giappone per far capire, 300.000 raccolte da Coldiretti, ci stanno tutti che si stanno impegnando. E a livello nazionale hanno firmato da Roberto Maroni, presidente della Lombardia, Chiamparino del Piemonte, fino a Zingaretti del Lazio, quindi tutta l'Italia è schierata. Si vuole che il governo capisca che difendere latte e pizzaioli napoletani è un'esigenza nazionale, altrimenti già, come ha annunciato Pignataro sul Mattino, c'è il rischio che gli americani registrino loro l'arte della pizza New York style prima che noi registriamo quella di Napoli, perché siamo partiti in anticipo, dobbiamo vincere per i napoletani e per l'Italia e per il futuro dei nostri, come dire, pizzaiuoli giovani che dovranno avere una grande possibilità nel futuro. L'arte dei pizzaioli napoletani potrebbe presto diventare patrimonio immateriale dell'umanità. Sono già a quota 700.000 le firme raccolte in Italia e non solo per tutelare e valorizzare la tradizione artigianale più conosciuta al mondo. La scommessa è partita circa un anno fa. Il 26 marzo 2015 la Commissione Italiana per l'UNESCO candidava l'arte dei pizzaioli napoletani nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La risposta è stata fortissima. Centinaia di migliaia di cittadini, tra cui personalità del mondo istituzionale, culturale e della società civile, hanno aderito alla petizione che questa mattina ha incassato anche le prime 10.000 firme raccolte nelle municipalità del Comune di Napoli. Credo che ci sia una tale mobilitazione mondiale, direi che qui semplicemente si tratta di convertire in fatto la verità, cioè che l'arte della pizza è una grande realtà culturale della nostra città che ora è patrimonio dell'umanità e quindi credo che tutti gli organismi, da quelli nazionali a quelli internazionali, debbano con i loro deliberati sancire quella che è un'indiscutibile verità. Noi crediamo molto in questa battaglia perché la pizza è uno dei principali elementi identificativi della storia di Napoli, è della qualità, della storia, della passione, delle arti, dei mestieri. Quindi noi non molleremo fin quando non vinceremo tutte le battaglie che ci siamo intestate e che vogliamo portare avanti. Entro la fine di marzo si punta a raggiungere 1 milione di sottoscrizioni a sostegno della candidatura. L'arte del pizzaiolo come patrimonio immateriale dell'umanità significa riconoscere il valore delle tradizioni, ma anche il valore insostituibile delle persone, la loro intelligenza, la loro capacità, la loro voglia di trasformare le cose e il mondo, un bene insostituibile.